Amici di Euromusica, è per me un grandissimo piacere ospitare in questo spazio dedicato alle interviste per presentare gli artisti, i nuovi artisti del momento, Barberini, una cantautrice straordinaria, e qui anche per parlarci del suo ultimo lavoro, il suo ultimo singolo, Pirati. Ma lasciamo a lei la parola perché è giusto e sia lei a presentarcelo. Ciao Barbara, benvenuta. Ciao Beppe, ciao a tutti, grazie, grazie dell'invito. Come accennavo, è uscito recentemente il tuo ultimo singolo intitolato Pirati, ce lo vuoi raccontare? Sì, è uscito venerdì il singolo che appunto si chiama Pirati, che anticipa il disco che uscirà a metà ottobre, il mio secondo disco. E è un pezzo poi a cui tengo particolarmente perché è il primo che ho iniziato a scrivere del disco nuovo e l'ultimo che ho finito di scrivere, quindi mi ha accompagnato durante tutta la scrittura di questo album, perché è stata una di quelle canzoni, sai, che hai nel cassetto e rimangono lì per anni e ogni volta la tiri fuori, provi a finirla, ma non ci riesci, quindi è stato un po' attravagliato. È una canzone in qualche modo sulla fase dei 30 anni, cioè quella fase in cui lasci i 20 anni e cominci a entrare nei 30, che è un momento un po' destabilizzante in un certo senso, perché è forse la prima volta in cui ti rendi conto che oltre a crescere stai iniziando anche ad invecchiare, quindi non ti è mai successo prima e per la prima volta realizzi, poi i tuoi amici cambiano tutti insieme, all'improvviso cambiano un po' vita, un po' ritmi, tu anche ti vedi cambiato, quindi in qualche modo è una fase particolare della vita e credo che parli di questo il pezzo. Dico credo perché poi avendolo scritto in momenti diversi ci sono finiti dentro temi diversi e appunto sì, argomenti che mi erano a cuore magari in una fase piuttosto che in un'altra, ma il filo conduttore è questo. E perché proprio pirati? La figura del pirata è una figura molto particolare. E come mai hai scelto di rendere, tra virgolette, protagonista del tuo pezzo questa figura un po' fiabesca? Allora, un po' perché mi ha sempre affascinato l'immaginario, l'universo dei pirati, quindi era un po' che volevo scriverci un pezzo. E un po' perché mi ha colpito leggere, ho letto un articolo una volta sui pirati in cui si diceva appunto che i pirati sono per la maggior parte ex marinai che a un certo punto hanno lasciato la loro vita su queste navi mercantili per appunto diventare dei pirati. E quindi mi piaceva anche quest'idea di una vita che è stata impostata fino a un certo punto, cioè sapevi dove stavi andando, avevi una rotta precisa, ti sembrava di andare dritto per la tua strada e poi a un certo punto ti trovi invece destabilizzato e ti trovi appunto senza una rotta precisa e in mare aperto. Quindi mi piaceva immaginare la crescita un po' all'inverso di quella che si immagina in genere, cioè in genere si pensa che tu crescendo raggiungi la stabilità. In realtà credo che che spesso invece avvenga il contrario, cioè che ci sono dei momenti della vita che invece ti destabilizzano in qualche modo. E quindi l'idea era un po' questa, l'idea del pezzo. Sì, è molto particolare perché anche in letteratura si trovano tanti riferimenti alla figura del pirata o del marinaio. Mi viene in mente in questo momento, per esempio, Coleridge, se hai presente la ballata del vecchio marinaio, e un po' va a riprendere lo stesso argomento. Hai mai pensato a fare un parallelismo tra questo brano e un po' di pezzi classici della letteratura, per esempio? Sai che non conosco molti pezzi della letteratura su questo tema, anzi, se poi mi consigli qualcosa me lo andrò a cercare volentieri. Quindi è molto particolare perché basta pensare, è la figura del marinaio, in questo caso del pirata, parte da una rotta precisa, poi si perde e poi si ritrova, ma si ritrova anche nel senso filosofico e non solo fisico, geografico, e fa molto riflettere. Tu, per esempio, nel momento in cui hai pensato, hai avuto questa prima impressione, e naturalmente l'hai detto anche, anzi, c'è molto di autobiografico in questo brano, quando per la prima volta hai avuto la sensazione di perderti e poi di ritrovarti, hai avuto qualche domanda particolare in mente? Guarda, appunto, rispetto a questo periodo della vita di cui ti parlavo, cioè, secondo me il punto è che poi i momenti di crescita veri, come anche l'adolescenza, che è un momento di crescita forte e importante,
ti destabilizzano nel senso che ti devi in qualche modo reinventare, no? Cioè, devi ritrovare dei punti di riferimento diversi, capire un attimo come ritrovare l'equilibrio, appunto. Però è una cosa che poi succede abbastanza in maniera fisiologica e naturale, ho notato in genere, cioè anche se hai un momento di perdita e di destabilizzazione, in genere poi le cose ti riportano in un certo modo verso l'ordine. Parlando invece, tornando sulla retta via per restare in tema, parlando quindi della tua carriera artistica, questo è il secondo brano che va ad anticipare il tuo secondo album, il secondo singolo dopo Tempura Nostalgia. Sì, esatto. Tempura Nostalgia è il primo pezzo del nuovo album che è uscito ormai un anno fa. È uscito e quella è un'altra storia, un altro tipo di brano perché, tra l'altro, è l'unica canzone d'amore del disco. E io sono sempre stata affascinata dai menù dei ristoranti orientali. Non so se hai presente quelli fotografici, no? Sono bellissimi, coloratissimi. E quindi mi era venuta voglia di raccontare una storia come fosse il menù di un ristorante orientale fatto di foto, di ricordi. Quindi avere negli antipasti i primi momenti della nascita della storia e poi seguire il corso dell'evoluzione di questa storia d'amore attraverso il menù. E quindi poi è nato appunto Tempura Nostalgia. Questo però è geniale, perché chi ama i ristoranti orientali, chi ama la cucina orientale, io grande amante della cucina giapponese in particolare, devo dire, vedere in un ristorante, magari in un all you can eat, un menù pieno di immagini e poi vivere l'esperienza ultrasensoriale per passare dall'immagine al piatto, È pensare a questa vero. canzone come un'esperienza multisensoriale da ristorante, un'immagine che onestamente lascia un po' senza parole. Sì, poi io devo dire che mi sono trasferita da poco in un quartiere di Roma che è pieno di ristoranti etnici, di ristoranti cinesi, thailandesi, giapponesi, quindi ho fatto proprio una full immersion nella cucina asiatica e probabilmente mi ha influenzato anche questo. Se potessi paragonare la tua musica a un piatto, invece, come lo definiresti? Bellissimo. Ma forse mi piacerebbe fosse il pad thai, che è il mio piatto preferito, che è un piatto della cucina thailandese che è pieno di colori e floreale, molto, molto Bello. buono. Ti consiglio di provarlo se non lo conosci. No, è buonissimo, quindi ho presente. Per fortuna ho presente. Anche bello, no? C'è un bel piatto anche da guardare. Sì, è un po' instagrammabile, per usare un termine giovane. E giuro, questa non l'avevo preparata, mi è venuta spontanea pensando alla figura del menù, della cucina. E parlando invece dell'album, Giorni d'oro in uscita a ottobre, ci puoi fare qualche spoiler? Allora, è un album di 9 brani, come il primo, anche il primo aveva 9 brani, e il titolo è il titolo di una delle canzoni, che è l'unica canzone che se vogliamo è una cover, anche se non è davvero una cover perché è, diciamo, una versione italianizzata che ho tradotto liberamente, quindi poi si allontana molto dall'originale. E il pezzo originale è Gold Days degli Sparklers, che sono, tu conosci. Sono il mio gruppo preferito, quel pezzo in particolare forse la mia canzone preferita, e quindi era un po' che ci pensavo e volevo provare a farne una versione italiana e insomma l'ho fatto, l'ho messa nel disco e il disco prende il nome da quella canzone a cui tengo particolarmente. Hai citato giustamente Old Days, ma ci sono altri brani a cui ti ispiri e magari ti hanno segnata particolarmente. Se c'è una canzone in particolare e non deve assolutamente mancare nella tua playlist, per esempio, quale potrebbe essere? Beh, ti direi forse qualcosa di Beach House, sicuramente. Non, ho difficoltà veramente a scegliere un pezzo preciso, però sicuramente l'altro gruppo, il mio grande gruppo del cuore sono i Beach House, che tra l'altro quest'anno ho sentito al Primavera Sound a Barcellona e ne ero molto felice, perché non li avevo mai sentiti. Per quanto riguarda invece il tuo futuro artistico, hai qualcosa in programma, tipo, non so, nuovi brani a cui lavorare oppure dei live da regalarci? Sì, allora io sto organizzando la presentazione del disco che farò a Roma il 4 novembre, credo quasi certamente al Wishlist,
a San Lorenzo, quindi da lì in poi dovrei ricominciare a suonare. Quindi per ora il progetto è questo, è dopo l'uscita del disco suonarlo più possibile in giro. E poi sì, nel frattempo sto anche scrivendo dei pezzi nuovi, ma che ovviamente non saranno in uscita brevissimo, piuttosto penso l'anno prossimo o giù di lì. Ti faccio una domanda molto difficile, ti avviso. Questa metto in difficoltà Io praticamente tutti quelli a cui l'ho fatta. Se volessi descrivere la tua musica in tre parole, quali sarebbero queste tre parole? ho paura. Allora, forse direi, ti sembra una parola strana, però ti direi acquatica, perché ho notato che c'è un sacco di acqua nelle mie canzoni, c'è un tema ricorrente, non so perché, quindi o sia il mare o sì, laghi, panorami acquatici, oppure lacrime, cioè comunque ha a che fare con i liquidi, con l'acqua. E poi fammi pensare. Mi verrebbe da dire anche nebbiosa, non so perché, forse per le atmosfere un po' che mi piacciono in generale la musica con atmosfere un po' rarefatte, un po' sì, mi verrebbe da dire nebbiosa, non so perché. E la terza parola, certo è difficile. E lo so, è particolare. Ma forse sai che mi verrebbe un colore, mi verrebbe a dire blu, non so perché, però se devo immaginarla io musica visivamente di qualche colore, io la vedo blu, però ovviamente sono suggestioni, cioè sono le prime tre cose che mi sono venute in mente, non so se le dico a qualcuno che non conosce cosa faccio se mi prende per matta, però Ma questo è un po' il direi bello, questo è un po' il bello perché ogni persona ha una reazione differente anche per lo stesso brano e la stessa persona può avere sensazioni differenti ascoltando lo stesso brano in momenti diversi della vita e nell'arco della stessa giornata. Quindi è particolare il fatto è, se per esempio io adesso ti ho chiesto queste tre parole, mi hai detto queste tre, mi hai detto acquatica, nebbiosa e blu. Se ti faccio la stessa domanda tra un anno, magari mi dici altre tre parole completamente diverse. Quindi, è vero, infatti è una bella domanda, devo dire. questo è il bello. Vabbè, ho messo troppa filosofia, abbiamo capito. Ma a parte gli scherzi, io ti ringrazio di averci dedicato questo tempo, di averci presentato questo bellissimo brano, Pirati, e anche di averci fatto qualche piccolo spoiler sul tuo nuovo album e andremo naturalmente ad ascoltare. Io dal mio punto di vista posso invitare tutti i nostri lettori ad ascoltare questo brano, Pirati, invito anche ad ascoltare Tempura Nostalgia e naturalmente restate sintonizzati e poi naturalmente vi parleremo quando uscirà Giorni d'Oro e lo potrete ascoltare ovviamente sulle piattaforme di streaming, ma insomma come è prassi ormai ascoltare la musica con questi nuovi mezzi, ma l'album uscirà in versione fisica o soltanto in digitale? Penso che lo stamperò anche in vinile, ma col grembiule, diciamo, Bellissimo, bellissimo. per averlo, per vederlo e toccarlo, averlo a casa. Sappi, è al 99% acquisterò il vinile da Ah, che bello, ah, collezionista perché. e i vinili hanno il loro fascino. Ascoltare la musica in vinile ha proprio un effetto differente rispetto ad ascoltarlo in digitale, è mille volte meglio. Pensa, io il mio vecchio giradischi e ho rimesso a nuovo quest'anno e ogni tanto tiro fuori uno dei miei vinili, me lo ascolto volentieri, è sempre un piacere. Bello, sì. Va bene, abbiamo parlato anche troppo. Ti ringrazio ancora una volta per essere stata insieme a noi. Grazie a voi. Vi ricordo ancora una volta, Pirati disponibile su tutti i digital store per l'ascolto e grazie ancora a Barberini per essere stata qui con noi. Grazie mille, Beppe, grazie a voi e ciao a tutti.